Donne al Centro è un progetto che Comen ha voluto e che è nato esattamente poco prima della pandemia, quindi veramente una settimana prima abbiamo inaugurato il centro, quindi oggi finalmente possiamo riprendere quel progetto che Comen appunto ha sostenuto e che affianca al percorso di diagnosi e cura del tumore della mammella o in generale dei tumori femminili quella componente complementare di supporto non solo psicologico ma anche nell'impegno sociale, nell'attività che le donne gradiscono molto e che di fatto fa parte del percorso di cura, quindi yoga, lezioni di cucina, impegno in termini di esercizi fisici per migliorare ad esempio gli postumi dell'intervento. Su questo Comen ha dato un impulso e questo centro è qualcosa di concreto, visibile e frequentabile presso l'ospedale Bellaria per tutte le donne che nell'area metropolitana hanno il problema di un tumore diagnosticato e da trattare. Credo che la componente della prevenzione sia ormai acclarato che è uno dei pilastri fondamentali della salute di una popolazione e gli sforzi devono essere congiunti non soltanto tra pubblico e privato ma anche all'interno del pubblico, intendo tra tutte le istituzioni, a maggior ragione laddove ci sono degli enti privati che si occupano comunque di salute, il tema della prevenzione che non è direttamente legato a una prestazione è ugualmente un tema che va praticato con lo strumento che oggi c'è, ad esempio del welfare aziendale, delle iniziative che anche le aziende private possono mettere in atto per la salute dei propri lavoratori. Comen Italia è stata la prima onlus fuori dal territorio degli Stati Uniti e è arrivata diciamo, in Italia esattamente 22 anni fa, a Bologna 16 anni fa. In questi anni Comen ha raggiunto gran parte degli obiettivi che si era prefissata, in primo luogo attirare l'attenzione sulla prevenzione, prevenzione primaria, prevenzione secondaria, supportare giovani ricercatori, perché la ricerca è fondamentale in questo ambito e soprattutto supportare le donne che incontrano questa malattia. In particolare a Bologna abbiamo creato una struttura che si chiama Donne al Centro, aperta a entrambe le breast unit del territorio metropolitano, in cui le donne trovano un luogo appunto di ascolto, di condivisione, di supporto attraverso attività diciamo integrative delle cure mediche, quali appunto possono essere l'agopuntura, la musicoterapia, i corsi di yoga, di scrittura creativa, di canto e così via, tutti corsi che sono organizzate da altre associazioni che appunto ricevono i nostri grant.